Eccoci qui a Mokast, puntata numero 2. Oggi abbiamo Cori che lavora per E02 nella community support team. È manager per anche due artisti che sono Loelash e Geiste. Per favore, Cori, parlaci un po' di te. Sì, ciao, ciao Ciri, ciao Matti, è un piacere essere qua a chiacchierare con voi su Mokast. Io non ho un caffè, ma ho un tè, spero vada bene lo stesso in pieno stile inglese. Io sono originariamente di Torino e mi sono trasferita a Londra 5 anni fa, senza veramente pensare che avrei lavorato nella musica. Io in Italia lavoravo con una radio indipendente, ma in realtà sono laureata in lettere, quindi il mio background è molto diverso. Però poi mi sono trasferita qua, ho iniziato a capire che intorno alla musica c'è un business di cui tu puoi far parte. Ho studiato un master in music business management e poi da lì ho iniziato ad avere diversi tirocini. Ho lavorato con Imogen Heap in un progetto di ricerca per il Music Managers Forum e poi ho avuto il mio primo lavoro nell'editoria musicale per Kobalt Music Publishing. E un anno fa mi sono poi spostata nel dipartimento di etichetta della stessa compagnia che si chiama Evo e adesso lavoro per il nostro roster più ampio di artisti, quindi per tutti coloro che distribuiscono musica con noi, e li aiuto a navigare la loro carriera, educarli un po' su come massimizzare le loro campagne, gestire tutto ciò che riguarda mettere musica fuori come artista indipendente. E poi come passione sono appunto manager di due artisti, Loelash, che è bresciano, Lorenzo Lucchetti, big shout out per Lollo, e Geiste. Si chiama Cari, ed è un artista francese che ho conosciuto nel corso, quindi questa sono un po' io professionalmente. Io ho fatto una triennale e una magistrale in Italia, a Torino, in lettere, e qua a Londra ho fatto un master, sì. Come si chiama l'università? Westminister Univerity, okay, Westminster. Il corso è Music Business Management, molto ampio, okay. Si toccano tutti gli aspetti dell'industria musicale, è stato veramente fantastico, era un part-time course, quindi serale, io all'epoca avevo 3 lavori e la sera andavo al master, sono stati 2 anni abbastanza intensi, però alla fine... servito, quindi ok. Com'è che ti è venuto da Torino a far lettere, poi spostati a Londra a cambiare totalmente? Ma banalmente perché Torino e il mondo accademico mi ha spezzato il cuore, perché quando avevo iniziato ad avere l'idea di applicare per un dottorato mi era stato consigliato di evitare di perdere tempo e soldi, perché sarebbe stato molto difficile entrare in un ambiente che pare essere ancora abbastanza corrotto, quindi io molto arrabbiata e triste ho deciso di abbandonare tutto e cambiare direttamente tutto ciò che stavo facendo, e quindi sì, è stato un po' il risultato di quasi una storia d'amore finita male, ecco, quindi sono scappata e ho deciso di cambiare completamente e darmi alla mia altra passione, che oltre alla letteratura è la musica, quindi è stato un po' così. Va bene? Sì, diciamo che Londra è cambiata, insomma, durante la pandemia non è più proprio la Londra che conosciamo, nella quale abbiamo deciso di trasferirsi soprattutto per la musica. Ovviamente non ci sono più concerti, non ci sono più eventi, è tutto abbastanza differente, anche un po' triste, però vabbè, si va avanti e si cerca di prendere il meglio dai Zoom e il mondo digitale, virtuale. Proprio su questo argomento qua del corona, così com'è che funziona un po' il tuo lavoro, che ormai adesso non ci sono più live, magari non ci sono uscite fisiche dei CD? Allora, per quanto riguarda il mio lavoro, essendo il mio ruolo prettamente riguardante il digitale, non è stato necessariamente troppo intaccato, anzi semmai ci sono stati molti più artisti che hanno avuto più tempo per comporre musica e mettere fuori le loro tracce, quindi da quel lato non c'è stato tanto impatto. Diciamo che è stato molto più una sfida difficile per quanto riguarda il management, perché ovviamente avere 2 artisti che entrambi erano sulla cresta dell'onda a fine 2020, grandi piani per il 2020, arriva la pandemia e dici: ma Dio buono, 3 anni che stiamo lavorando per questo momento, adesso è spazzato via tutto. Quindi all'inizio è stato molto difficile, anche perché avevamo dei tour bookati, dei festival, quindi chiaramente è stato scioccante. Però poi, come ogni situazione, cerchi un attimo di essere stratega e capire cosa puoi fare. Alla fine è stato un anno più florido di quelli passati, e ci sono state altre opportunità appunto nel mondo dello
streaming o anche solo avere più tempo per contattare gente, per solidificare delle relazioni, avere più tempo per esempio applicare a dei fondi di aiuto. Infatti siamo riusciti ad averne due, uno sia per Guy sia per Lorenzo, e penso questo sia stato anche dato al fatto che si è fermato un po' tutto e quindi tutti abbiamo avuto un attimo più di tempo per pensare, perché questa è un'industria molto veloce, molto difficile, cioè devi sempre essere dappertutto, conoscere tutti, fare tutto. Invece la pandemia ha un attimo fermato tutto quanto, e secondo me dopo un iniziale shock è stato in realtà positivo, o perlomeno ci sono delle opportunità, puoi trovare delle opportunità. Stavi parlando che anche appunto di Loelash Geiste. Parlaci un po' di loro, cos'è che fanno, che sono questi due artisti. Loelash Lorenzo di Brescia, lui è un incredibile polistrumentista, producer e compositore elettronico, e diciamo come genere siamo sul new garage, future bass, e lui l'ho conosciuto tramite Morgan, che era nell'episodio 1, che è il mio compagno, e vivevo con Lorenzo. Quindi quando ho conosciuto Morgan ho conosciuto Lorenzo. Appena ho sentito le sue produzioni mi sono innamorata istantaneamente. Penso sia veramente uno dei produttori più incredibili che ci siano adesso nella scena, e non sono l'unica a pensarlo, nel senso che nell'ultimo anno, da quando abbiamo iniziato a mettere fuori tracce, ha iniziato ad avere il supporto di radio nazionali qua, BBC One Extra, BBC Introducing London, tutte le varie testate giornalistiche del caso, Clash, Complex, UK, quindi sta facendo un grande profilo. E vabbè, prima di pandemia come DJ aveva serate in tutti i club più importanti di Londra, quindi veramente un portento, un fenomeno. E ha questo genere musicale molto particolare, perché è elettronico, però allo stesso tempo riesce a sentire la sua formazione classica. Lui ha studiato al Conservatorio di Brescia sax, è veramente qualcosa di unico. E invece per quanto riguarda Geiste, Marie, lei l'ho conosciuta nel mio corso, sono quasi 4 anni che lavoro con lei, c'è stato un lavoro molto più intenso di sviluppo dell'artista. Capire quale sarebbe stato il suo progetto, aiutarla a mettere un po' in ordine tutte le idee. Lei è un'artista elettronica, dark pop, fantasy pop, lei ama definirsi, una visionaria incredibile, un'artista a 360 gradi. Lei si occupa anche di tutto ciò che è artworks, imagery, vari assets, i video musicali, è veramente assurda. Per dare un'idea delle loro energie, Lorenzo è il sole, Maria è un po' la luna. Maria di dov'è? Di Saint-Tropez, francese. Bella città. Sì. Abbiamo parlato con Morgan la puntata precedente, tra l'altro. Esatto. Tutto. Cose si riconnettono. Esatto. E invece, parlando del tema radio, sappiamo che farei parte di una, questa penso sia nuova trasmissione legata al tema della sessualità, se non sbaglio. Sì. Allora, è una cosa che è appena nata, e praticamente sarà un'ora di programma su Soho Radio, che è una radio indipendente inglese. Fondamentalmente è un programma che va in onda tutti i giovedì, ovvio avrò una slot l'ultimo giovedì del mese, ed è un programma che vuole farsi campione di tutti gli artisti che si identificano come donne, trans o non binary. E io, essendo un individuo non binary, ovviamente aver avuto la possibilità di avere questa piattaforma e promuovere gli artisti che alla fine sono stati i primi ad aiutarmi a accettare la mia identità è veramente incredibile. Che cos'è che hai detto non binary? Non binary è praticamente è un'identità che va oltre la binarietà di maschio e femmina, come è concepito nel mondo, appunto. Okay. Quindi io non mi identifico né come femmina né come maschio, e ogni persona che ha la mia stessa esperienza si può definire in maniere diverse, non necessariamente non binary, però fondamentalmente è un'identità che va oltre. Ovviamente abbastanza significativo il fatto che io sia riuscita a fare coming out in un paese con un linguaggio che mi permetta di esprimere la mia neutralità. Non è che si diventa non binary, è qualcosa che si è dal momento
in cui nasci, la tua identità, però nel mondo di oggi è ancora molto difficile avere i mezzi per esplorare, capire cosa si è. Però chiaramente essere in una città come Londra, conoscere gente queer, non binary, vedere comunque il livello di accettazione, inclusività che c'è qua, e poi soprattutto anche attraverso la musica, diciamo che è stato di aiuto. Quindi sì, avere questo programma è molto bello, è per tentare di educare di più su questa questione e creare degli ambienti più inclusivi, al di là di quello che si chiama il cisgender. Qualcuno che si identifica con il sesso biologico assegnato alla nascita, mentre invece trans e gender non conforming sono le persone che come me non si identificano con il sesso biologico assegnato alla nascita. Quindi questo è. Il programma si chiama The Other Woman, con una X al posto dell'A. Però sì, sono molto felice di avere questa piattaforma. Allora, il primo episodio sarà quello del 24 dicembre, quindi vigilia di Natale, che io adoro. E poi diciamo che un po' il test run, però se tutto va bene poi dovrei avere ogni ultimo giovedì del mese un'ora. Okay. E sei vedi che te hai già fatto esperienza con la radio quando eri a Torino? Esattamente, sì, quello era più sul canale YouTube, intervistavo artisti, facevo recensioni di album e di concerti, viva la radio! Ok. Respect per viva la radio, e quindi sì, mi piace l'idea di tornare in quel reame, è molto creativo, quindi è bello. Figo. Sì, noi ti ho mandato una frase qua di David Bowie, che diceva: la mia natura sessuale è rilevante, sono attore, resto una parte, frammenti di me stesso. Mm-hmm. Quindi questa cosa della musica divisa dalla propria identità sessuale ha peso ancora oggi o no? Sì, chiaramente il discorso di identità di genere, sessualità e in generale di identità queer nella musica non sia una novità, ovviamente. Bowie il primo, Prince come lui, insomma, tanti altri. Però penso che sia ancora molto rilevante oggi, perché adesso c'è molto più spazio, anche se ancora non troppo, però c'è molto più spazio per artisti trans e gender non conforming di esprimersi veramente per quello che sono. Quindi secondo me c'è più un lavoro da fare sull'iniziare a accettare che queste cose non sono solo delle caratteristiche che si possono assumere da un punto di vista per essere l'artista che è estroso e quant'altro, ma sono individui legittimi nella loro individualità come persone a essere così, a prescindere dal loro essere artisti. E vediamo sempre di più esempi meravigliosi. Kim Petras, per esempio, è un'artista trans meravigliosa che è stata veramente una delle prime a diventare una mainstream pop star con questa identità e questo percorso. E poi appunto io, avendo a che fare con tanti artisti che distribuiscono con noi, inizio veramente a vederne sempre di più e hanno veramente dei messaggi forti e quando metti la loro voce in una stanza inizia veramente a vedere le cose in una prospettiva diversa, no? Perché ovviamente sono prospettive che non ci sono mai state veramente date, c'è ancora molto tabù intorno a tutto questo discorso, soprattutto in Italia. Secondo me in generale c'è un momento in cui tutta l'industria sta iniziando a capire che è importante rappresentare tutto lo spettro di diversità di individui e andare oltre le etichette, le scatole che si sono create fino ad ora, no? Quindi questo non solo riguarda l'identità di genere o la sessualità, ma ovviamente anche la razza, la disparità tra uomo e donna, la poca rappresentazione di persone trans, poca rappresentazione di persone nere, di colore nella musica. Quindi secondo me c'è un momento di grande riflessione e di voglia di voler veramente iniziare a cambiare un po' le cose, portare avanti questa conversazione, si spera, al di là di questo momentum che si è creato in questi mesi. Però sì, è positivo, non è in realtà negativo, è più un riconoscere che c'è ancora tanto lavoro da fare e si spera che si faccia, ecco. Consiglio questo documentario su Netflix, si chiama Disclosure.
ed è un documentario che appunto racconta la rappresentazione delle identità trans nei media e come questi abbiano formato la nostra percezione nel mondo reale. Ed è meraviglioso, molto interessante e fa capire veramente come i media possono avere un peso nel cambiare la percezione del reale in maniera molto negativa. E fondamentalmente questo documentario è molto complesso, però fa capire come le persone trans anche nel cinema siano spesso dipinte come assassini, come persone deviate, vedi Psycho, il primo esempio lampante, oppure sempre le persone con grandi problemi di droga, di prostituzione, oppure il travestito per ridere, ma non è mai come dire, rispettato come identità valida, diciamo, nella nostra società. Quindi consiglio molto di vederlo perché spiega veramente bene tutto questo discorso. Ottimo, qualcosa da aggiungere a tutta la lista dei film o documentari già visti su Netflix? Esatto, esatto. Sto finendo tutta la lista, quindi questo aggiungerà qualcosa. Abbiamo già parlato di artisti, ma c'è qualcuno in particolare che vuoi, non so, una proposta, qualcosa che ti... Sì. Assolutamente. Sì. Oggi è anche il giorno in cui hanno rilasciato il secondo EP. E loro si chiamano Dija SB, una rapper canadese di Toronto. Dija è stata fondamentale nel mio percorso perché è una persona non binary, queer, nera, e il suo coraggio e il suo essere, in inglese viene molto bene, unapologetically themselves, mi ha assolutamente aperto un mondo e consiglio, vabbè, l'EP che è uscito oggi e si intitola Girls Give Me Anxiety ed è stupendo, e anche lei come genere è rap su basi elettroniche, future beats, molto Kate Ranada style come produzioni. Lollo ha prodotto anche una traccia con lei dell'album Just Be Cool, e quindi sì, Dija è una delle persone più ispirazione che io conosca. Penso che in generale nella vita ci sia più bisogno di artisti che siano così rilevanti da un punto di vista culturale. Sono contenta che stiamo riuscendo a creare una piattaforma per lei, che sarebbe Dem, però appunto qua è l'italiano che non permette molto insomma, uso di pronomi, eccetera. Però sì, Dija, fantastica, e adesso sta lavorando all'album che uscirà fuori il prossimo anno. Quindi tanta altra musica che sta arrivando, e consiglio di ascoltare Mama Said. Mama said that a clean room's a clean mind. Mama said when you break up you need time. Mama said taking the L is a lesson. Think about it, do the work, you gon' get it. Mama said just be you, you'll be fine. They will all figure it out in due time. I can't take my life. My mama will be so sad. Che è il singolo con cui io l'ho conosciuta, dove fondamentalmente tu hai questi beat super elettronici, glitchy, fantastici, e sei lì che è tipo super vibey. Le sue rime sono veramente geniali, taglienti, strasimpatiche, lei è veramente irriverente. E poi quando ti soffermi un po' di più sul testo, il testo in realtà è lei che parla della sua esperienza con problemi di mental health, il suo rapporto con la mamma, come sia stato fondamentale insomma risollevarla, però è un livello che scopri solo dopo, e secondo me sì, è un artista assolutamente da conoscere il più possibile, quindi oh, sì, Dija SB. E te invece lavori con musicisti, radio, così non fai niente di musica? No, motivo per cui sono dall'altra parte. Okay. Io sto veramente cercando di trovare un senso in quello che faccio, che è se non posso creare arte, posso però creare spazi dove promuovere quest'arte. Posso aiutare artisti a promuovere, a rendere reale le loro idee, aiutare a facilitarli nell'industria. Quindi mi vedo molto come un, come dire, quasi un filtro, un amplificatore. Decisamente c'è un lato creativo in quello, anche solo da un punto di vista manageriale.
creare le campagne per una release, capire la promozione, capire come massimizzare tutto quanto, gli assets da creare, eccetera, eccetera. Quindi c'è una componente creativa. Però sì, è una cosa più impalpabile. Mi piace molto essere una cosa impalpabile che permette ad altre cose di esistere. Okay. E poi per capire i creativi bisogna essere un po' creativi, perché altrimenti come fai? I creativi sono veramente persone così bizzarre, eccentriche, che sono difficili da gestire, e se tu non sei creativo non è difficile capire. Sì, assolutamente, tanta sensibilità. Beh, io volevo chiederti, visto il tuo ruolo appunto manager, così che stai parlando, consigli che puoi dare a qualche artista nuovo che vuole nascere proprio adesso, questo periodo tra l'altro di pandemia delirio? Sì, allora secondo me l'importante è essere veramente preparati e capire veramente chi si è e cos'è il tuo progetto e dove si posiziona il tuo progetto e qual è la tua definizione di successo nel breve termine, prima di iniziare a fare qualunque cosa, perché è un'industria competitiva, è un'industria molto difficile e quindi bisogna essere preparati. Quindi il mio consiglio più grande è: se hai della musica, prima di metterla fuori, cerca veramente di capire cosa sei, chi sei, qual è il tuo messaggio, quali sono gli artisti simili a te, quali sarebbero gli outlets in cui vorresti essere. Cerca di conoscere gente, di capire chi lavora nell'industria, chi è rilevante nella tua scena musicale. E ovviamente in questo periodo è molto più facile, no, entrare in contatto, quindi non so, LinkedIn, Instagram, eccetera, insomma, fare le proprie ricerche, questa è la cosa più importante secondo me, e avere pazienza di conseguenza, avere pazienza ad essere pronti prima di uscire fuori. Se un artista volendo può contattarti, su una mano. Allora, io purtroppo ho delle giornate che sono di 60 ore lavorative tra il lavoro full time e i progetti e insomma un po' di attivismo e quant'altro, quindi non me la sentirei di dare la certezza che posso rispondere, però una cosa che faccio è che do molte workshops, do a volte delle lezioni online che spesso sono gratis e ci si può registrare, quindi decisamente se uno si è interessato mi può insomma seguire su Instagram e vedere un po' cosa faccio. Vabbè, volevo chiederti, hai qualche, appunto, hai parlato di radio, altri progetti futuri che farai più avanti a parte questi imminenti che ti hai già detto? Penso che l'unica cosa che voglio veramente fare è continuare ad educarmi su tutto ciò che è la questione del genere e dell'inequalità di genere, e mi piacerebbe veramente in un futuro poter, non so, veramente portavoce di queste conversazioni, di questi progetti educativi. Quindi penso che per ora il mio progetto che non ho nominato è quello di continuare a formarmi tanto in questo tema e in questo campo, ed eventualmente un giorno riuscire a portare questa conversazione in più ambienti diversi e vedere come, insomma, come navigare questi mari un po' tempestosi. Vi lascio anche la poesia. Vabbè, alla fine. Ecco, adesso finiamo col mare. E grazie Cori, questo era Mokast number 2, numero 2. Yes. Non dimenticate di seguire i progressi di Cori e anche Loelash e tutti gli altri artisti, e seguiteli per favore, metteremo tutti i link in descrizione, e se vi è piaciuto il podcast seguite anche la nostra pagina. Grazie a tutti, ciao! Ciao, grazie! Alla prossima!